Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a scoprire 10 modi per far crescere i capelli più velocemente. Ricordatevi prima di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, iniziamo! Come primo consiglio vi suggerisco di fare un massaggio, delicato al cuoio capelluto. Questo riattiverà la circolazione e agevolerà la ricrescita del capello. Per realizzare questo massaggio delicato vi consiglio di scaldare leggermente un cucchiaio di olio di cocco, immergere il popastrelli all'interno e poi realizzare questo massaggio su tutta la testa con movimenti circolari. L'olio di cocco è ricco di vitamine e sostanze nutritive, oltre ad essere un balsamo molto efficace. Consiglio numero 2: non lavate troppo spesso i capelli. Usare lo shampoo per lavare i capelli ogni giorno secca il capello e li rende meno lucenti. Quindi vi consiglio di non fare più di 3 lavaggi a settimana. Potete tamponare il resto dei giorni con dello shampoo secco e se volete la ricetta lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Consiglio numero 3: non spazzolate i capelli troppo spesso. Io, per esempio, non uso mai la spazzola, ma utilizzo soltanto le dita per pettinarli. Questo non vuol dire che sia sbagliato, semplicemente penso che sia più delicato. Non utilizzate troppa forza quando spazzolate i capelli, partite dalla punta andando sempre più in alto. E sì, non, ricordatevi di non farlo troppo spesso, credo che una volta al giorno, insomma, sia più che sufficiente. Prossimo consiglio, ricordatevi di tagliare ogni mese i capelli un pochino, basta anche solo un centimetro e soprattutto ricordatevi di farlo durante la luna crescente. Non ci sono studi scientifici a riguardo, ma io in realtà ho potuto verificarne, insomma, la differenza. Provate anche voi e fatemi sapere se anche secondo voi il taglio dei capelli su luna crescente o calante aiuta a farli crescere più velocemente o più lentamente. Ad ogni modo, spuntare i capelli aiuta a non formare troppe doppie punte. In questo modo sembrano più sani, ma soprattutto appunto con il tempo cresceranno più velocemente. Consiglio numero 5: sostituite spesso le federe dei cuscini, preferite quelle in fibre naturali, ma ancora meglio se utilizzate la seta perché è una fibra molto molto delicata e va bene non solo per i capelli, ma anche per il viso. La federa in seta è più liscia e crea meno attrito. Questo significa che i capelli tenderanno a spezzarsi di meno, ma soprattutto vi sveglierete con i capelli meno aggrovigliati. Prossimo consiglio: fatevi delle maschere naturali una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, in base alla necessità del vostro capello e dal tipo del vostro capello. In questo canale trovate un sacco di ricette, quindi potete cercare quelle più adatte a voi. Gli ingredienti migliori sono appunto quelli naturali, che possono essere l'olio di oliva, l'olio di cocco, l'avocado, il miele, lo yogurt. Le alternative sono tantissime. Se non vi bastano quelle sul mio canale, ci sono anche quelle su Instagram. Il prossimo consiglio è davvero importantissimo ed è quello di ricordarvi sempre di proteggere i vostri capelli. In estate utilizzate la protezione anche sui capelli, non solo sulla pelle o sul viso. Ma è utile ripararli anche da agenti atmosferici, quindi non solo il sole, ma anche pioggia, vento e inquinamento. Quindi, se potete, copriteli quando uscite di casa. Consiglio numero 8, che probabilmente sarà scontato per molti di voi, è seguite una dieta bilanciata. Vi ho detto un sacco di volte quanto sia vero che l'alimentazione aiuta un sacco a migliorare la pelle e i capelli, le unghie, qualsiasi parte del corpo, oltre che il nostro umore e la nostra forma fisica. E ricordatevi anche di bere molta acqua. Consiglio numero 9: stressatevi di meno. Lo stress influisce negativamente anche sulla crescita dei capelli, oltre che la salute fisica e psicologica. Riduce la densità e il volume dei capelli, li rende opachi e malnutriti. Aiutatevi per esempio con yoga e meditazione. Assicuratevi di dormire almeno 8 ore a notte e una volta ogni tanto dedicatevi del tempo a fare quello che vi piace e per rilassarvi. Quindi nel mio caso il fai da te o i video, ma anche leggere un libro, ascoltare della musica, farvi un bel bagno caldo, insomma, una passeggiata all'aperto, quello che vi piace di più. Ultimo consiglio: utilizzate degli integratori. Come vi dicevo prima, l'alimentazione sana è senza dubbio il consiglio migliore,
Ma se questo non dovesse bastare, includete anche degli integratori alla vostra dieta, in modo da poter beneficiare di tutte le sostanze nutritive che aiutano, che favoriscono la crescita del capello. E in questo caso potete scegliere degli integratori specifici per capelli oppure uno multivitaminico. E niente, io spero che questo video vi sia tornato utile. Lasciate un mi piace al video e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Io spero che questi consigli vi siano tornati utili. Come sempre, ora tocca a voi. Vi aspetto tutti sotto nei commenti. Non vedo l'ora di leggervi e soprattutto di rispondervi. Se avete altri consigli, dubbi, lasciatelo sempre scritto in un commento. Fatemi sapere che cosa vorreste vedere nel prossimo video e niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!